Salve a tutti e ben ritrovati concittadini di Ultuan. Oggi siamo con un video un po' diverso dal solito e quindi vi prego di rimanere belli concentrati perché ultimamente nella community generale di Total War c'è un attimo di fermento e quant'altro e sicuramente ne vogliamo parlare. Allora, brevemente mi presento per chi magari fosse capitato su questo video qui, perché immagino che capiterà un sacco di gente che normalmente non è sul canale. Io sono un giocatore di Total War, di tutti i Total War. Il canale semplicemente si occupa di Warhammer 3 perché al momento mi occupo prevalentemente di multiplayer ed è l'unico gioco su cui c'è un multiplayer ancora bello corposo e quant'altro. Quindi non è semplicemente la visione di un giocatore di Total War, di un giocatore di Warhammer. Detto questo, partirei da quella che è stata la causa scatenante, tra l'altro articolo che avevo letto già parecchio tempo fa, di cui abbiamo parlato anche in una live del club dei Total War. Trovate il video sul canale della Cricca del Sottosuolo. È un articolo che a me era piaciuto, nel senso che non condivido quello che viene detto, o comunque non condivido tutto quello che viene detto, però per essere un articolo della stampa di settore che normalmente sui nostri giochi è un po' meno è un po' meno istruita, era fatto assolutamente assolutamente bene. Parto dal leggerlo perché poi se ne parlerà ed è quello che ha dato l'inizio della discussione. Quindi, di cosa si parla? L'avete letto dal titolo, dalla copertina, probabilmente. Sono caduti i Total War? Oppure stanno per cadere? O semplicemente la community, come sostanzialmente capita in tutte le cose, si è divisa in due e una parte prova a fare gatekeeping all'altra? Oppure semplicemente siamo esseri umani, ognuno di noi ci piace qualcosa di diverso? Lo scopriremo. Il video è sicuramente di analisi dell'articolo, risposta pixelated Apollo, a Terminator, a Legend, quindi canali grossi, che hanno sicuramente centrato alcuni punti, mancato altri, secondo me. Ovviamente sia quello che dicono i ragazzi, comunque i colleghi nei video, sia quello che dico io, sono tutte impressioni personali, frutto della nostra esperienza. Quindi leggiamo l'articolo. Total War, Star Wars e Warhammer 44 potrebbero essere dei disastri, ma non so se potrò tornare alle ambientazioni storiche. Allora, la prima parte ci interessa zero per il momento, perché è un discorso in potenza. Il gioco lo possiamo giudicare nel momento in cui lo vediamo. Sì, possiamo interrogarci, ma Star Wars come fanno? 40.000 come fanno? Possiamo avere mille idee o nessuna. Non sappiamo minimamente cosa Creative Assembly possa tirar fuori da questi titoli qui, né tantomeno ufficialmente sappiamo se sono in sviluppo. 40K, possiamo immaginarlo, Star Wars non se ne sa più tanto. È interessante la parte dopo. Non so se potrò tornare alle ambientazioni storiche. Allora, cercherò di fare una scaletta, ma probabilmente mi sentirete tornare indietro, fare balzi avanti, destro, sinistro. Allora, questo giornalista qui parla di Dynasty sostanzialmente, quando è uscito Dynasties. Allora, di Dynasties si è parlato, trovate la recensione, secondo me è un buon piccolo gioco, giochino no, però piccolo gioco, buono. Non vuol dire ottimo né che ve lo consiglio quant'altro. Sapete come la penso, che per me è importante anche quanto lo si paga qualcosa e quindi cioè, a 30 euro è un no, a 15 potrebbe essere valido. L'ho giocato, mi sono divertito per quel tempo che l'ho giocato e quindi questa comunque è una valutazione vostra. Trovate le recensioni, trovate i gameplay e sapete come valutarlo o meno quel gioco lì. Qui dice l'abbandonato di nuovo, il problema non è Warhammer. Torneremo su questo discorso qui perché è un punto su cui invece, per esempio, Pixelated Apollo non è d'accordo. Il giornalista comunque è qualcuno che ha sempre giocato i Total War, da Total War Shogun 2, scusate, da Total War Shogun 1,
Romuno ha un master in studi classici, quindi di certo non odia la storia e quant'altro. E dice quanto era bello giocare ai giochi storici nel momento in cui lo studiava. La svolta fantasy di Total War è stata incredibile, slegata la serie, è stata in grado di abbattere i suoi vincoli e le sue unità e dare alla sua unità identità audaci. Tutte le cose, una cera a cavallo nel nostro mondo è una cera a cavallo, ma puoi mettere goblin sui lupi o avere cavalieri medievali che combattono contro un mammut e quant'altro. Allora, sicuramente tutti i giochi storici sono leggermente più simmetrici rispetto a quello che può essere un fantasy. Poi bisogna vedere quale fantasy, perché l'unico fantasy che abbiamo al momento è Warhammer. Non abbiamo un Signore degli Anelli, non abbiamo un Game of Thrones. Quindi in realtà si sta parlando di vari periodi storici e Warhammer, non fantasy. Detto questo, è in parte giusto, perché sicuramente abbiamo giochi come Three Kingdoms, Shogun, Shogun 2, dove la simmetria è molto, molto pesante, dove si vede tanto, ma questo non vuol dire che siano cattivi giochi, perché Shogun 2, Three Kingdoms sono ottimi giochi, eppure sono parecchio simmetrici. Ovvio che questo ha vantaggi e svantaggi. Nel momento in cui hai una simmetria in game più alta, devi differenziare probabilmente da un'altra parte. Dalla battaglia magari passi a differenziare in campagna e tutto. Il contrario invece, se hai una battaglia molto diversificata come può essere Warhammer, allora a quel punto magari in campagna puoi essere un pelino più conservativo. Detto che, cioè, Total War Three Kingdoms è una via di mezzo. In realtà bisogna vedere con quale modalità la si gioca, perché c'è la modalità romanzo, quella full storica, stessa cosa che era che è capitata poi con Troy. A me è una formula che non dispiace, però capisco che ci sia anche a chi non piaccia o che magari trovi una delle due modalità più rifinita rispetto all'altra. Però Three Kingdoms è uno di quegli esempi, secondo me, dove c'è una grossa simmetria, perché le unità sono quelle, la cultura è quella, dove però c'è una grossa asimmetria in campagna, data soprattutto dall'evoluzione della diplomazia e dal fatto che non hai più il solito 20 esercito da 20 stack, ma hai la divisione per colori di unità che seguono i generali, quindi è quello che poi dà un pelino più di asimmetria. Non che io sia mai stato troppo fan di quella divisione a colori e di unità che counterano le altre di Three Kingdoms, ma riconosco che è uno dei giochi più di successo e anche meglio riusciti dal punto di vista di Total War. È molto bella, poi può non piacere l'ambientazione, ma su questo discorso dell'ambientazione torneremo, perché già ho incominciato ad introdurlo. Faron ha un po' dell'eredità di Three Kingdoms, che gioca sicuramente più da Troy che da Three Kingdoms, perché non ha la diplomazia di Three Kingdoms e non ha neanche gli eroi di Three Kingdoms, ma sostanzialmente quello che lui ci dice è che questa asimmetria qui l'ha stregato e quant'altro, che è una cosa normale. Se noi andiamo a pensare ad altri RTS di successo, ci sono giochi fantasy dove c'è una grossa asimmetria. StarCraft, Warcraft sono giochi asimmetrici, tolto il fatto che, guarda caso, vengono proprio, se non ricordo male, dal mancata concessione di licenza di Warhammer e Warhammer 40.000 a Blizzard. Però è sicuramente un fascino, cioè è fascinoso poter avere così differenze tra le fazioni, cosa che potrebbe essere fatto anche nello storico, in qualche modo. Sicuramente non si possono fare i cavalieri su Pegaso in uno storico, però modo di differenziare sicuramente si può fare. Quindi tutto parte da questo, da questa sua quote sul fatto che effettivamente a lui
la varietà di Warhammer a stregate vorrebbe tornare a quella varietà lì, che è qualcosa di positivo, cioè non gli si può quotare a lui o a chi per, o a chi si è avvicinato dopo al mondo di Warhammer per questo, o chi è passato, magari ha saltato la staccionata ed è passato agli storici. Quindi questo è l'articolo che vi invito a recuperare, ho fatto un breve riassunto e quant'altro. Passiamo subito con il video di Pixelated Apollo, perché è il primo. È diviso in varie parti, come vedete. Prima parte, articolo, Reddit post, e parleremo anche di questo, e poi dopo parlo di un altro gioco. Allora, la prima parte sostanzialmente divide la community in due. Divide la community di Total War in due, dove ci sono i vecchi e i nuovi. A quel punto io mi domando dove dovrei essere inserito, visto che li ho giocati sostanzialmente tutti, da quelli relativamente recenti, ovviamente Rome 1 e Shogun 1 no, però Shogun 2 l'ho giocato, Rome 2 l'ho giocato, Attila l'ho giocato, Warhammer l'ho giocato, ne ho giocati, mi sono sempre piaciuti, tra l'altro poi di storici, di altri RTS ne ho sempre giocati un sacco, anche quando ero ragazzino giocavo gli Age of Empires, ma come giocavo Age of Empires giocavo anche adesso non mi viene il nome, vabbè, giocavo l'RTS di Warhammer 40.000, quindi come vedete non è che forse c'è questa linea netta che divide i giocatori, ma penso come me un sacco di altri giocatori in realtà abbiano giocato sia di qua che di là, abbiano fatto sia questo che quello, e è anche abbastanza critico sulla nuova community, perché sostanzialmente dice che i fan di Warhammer non sono fan di Total War. Questo può essere parzialmente vero per una parte della nuova community, e che mangiano tutto quello che gli viene dato da... Vediamo subito, perché è abbastanza critico e abbastanza... Allora, arrivo subito, eh. Vabbè, non lo sto trovando, ma va bene così. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Non trovavo il meme, ma va bene così. Comunque, su questo non sono minimamente d'accordo, perché ci ha accannato dei rilasci in passato, banalmente Empire ha avuto problemi, Rome 2 ha avuto problemi al rilascio, Attila ancora adesso non è proprio tra i giochi più leggeri, nonostante siano passati ad alcuni problemi di reliability, così come ha accannato il rilascio di Warhammer 3. Però non è vero che la community vecchia non ne faceva passare una, la community nuova faceva passare tutto. Warhammer 3 è uscito che faceva abbastanza schifo e non è stato giocato da nessuno. Io stesso non l'ho giocato all'uscita per 6 mesi finché non è uscita l'Immortal Empire. Ma perché era un gioco abbastanza piccolo, vuoto, con una campagna che non era bella. Poi è uscito Immortal Empire, sono tornati un botto di giocatori, hanno incominciato a lavorarci su con i DLC, è uscito poi tutto il casino di Shadow of Change, che sicuramente era un prezzo molto elevato per quello che veniva chiesto e quant'altro, il contenuto non era dei migliori ma era sostanzialmente in linea con quello che era sempre dato, e la community, a cui non andava bene quel prezzo lì o quel contenuto lì, si è giustamente fatta sentire, tant'è che è cambiata addirittura la politica, è stato fatto un aggiornamento gratuito di quel contenuto lì, tutti i contenuti successivi si sono adeguati, e tutto questo avveniva ovviamente nel momento in cui si parla anche di Jaenas, che dovremmo vederlo qui da qualche parte, che ne parlava se non sbaglio. Vabbè, discorso Jaenas lo terrei per la fine, perché è un discorso sui game as a service in finale, che ha meno a che vedere con il discorso di per sé. Ecco, ho trovato il meme. Va bene, io non credo che i giocatori dei fantasy, quando poi in realtà sono giocatori di Total War, siano tutti così. Non, cioè,
Il discorso è che la community evolve, si amplia o si restringe in base al successo di un franchise o di una formula. La società cambia, tant'è che tutte le società di videogame sono cambiate, ma come cambiano i giocatori? Perché le stesse persone dentro invecchiano, cambiano, ci sono nuove richieste del mercato e quant'altro. E il ragionamento da fare qui è un po' più oggettivo, nel senso, ognuno di noi è soggettivo, dice a me piace questo, io ho giocato questo da ragazzino, quindi sono affezionato a questa cosa qui e quant'altro. Ma un'azienda non guarda cosa piace a te, guarda il mercato. Poi, se ha una comprensione del mercato più o meno corretta, può avere successo o può uscire una ciofeca. La ciofeca è stata Jenas, una buona comprensione del mercato è stato sicuramente Warhammer 1, 2 e 3. Quindi non sto dicendo che le compagnie non sbagliano mai, ma si basano su dati prevalentemente oggettivi, come le vendite, come le nuove, tra virgolette, mode, i nuovi successi da Game of Thrones. Non lo dico come è successo la serie TV sul Signore degli Anelli, però si è ritornato a parlare del Signore degli Anelli e quant'altro. Facciamo un passo indietro. Quello che secondo me bisogna capire, e spezzo una lancia, è stato detto, è che la guerra tra fantasy e storici non ha senso. Non ha senso perché non è una guerra tra fantasy e storici in realtà. È una guerra che ha poco senso, però è una divisione più sulle caratteristiche tecniche del gioco. Nel senso, l'ambientazione di per sé è solo la skin che viene data all'omino. Gli stessi storici non sono rievocazioni storiche. La stessa storia che viviamo a noi ci interessa perché è una storia che ci viene raccontata. Ovvio, qualcuno può apprezzarla di più perché è realmente successa. Altri possono apprezzare una storia che gli viene raccontata che è semplicemente dentro la testa di un autore. Ma quello che ci piace di Total War è immedesimarci in una determinata fazione, generale, applicarci per stravolgere le regole e quant'altro. Quindi il punto alla base è lo stesso, che sia un'ambientazione fantasy o storica. Quello che ci piace è vivere una storia, un racconto. Può essere un romanzo storico, un romanzo fantasy, un romanzo sci-fi, ma quello che ci piace è il romanzo stesso. Quindi, di base, in realtà, ci sta piacendo la stessa cosa. Poi sì, ovvio che ci sono differenze tra storico e fantasy. E come giustamente viene detto, non esiste effettiva libertà nell'arte, soprattutto quando si racconta qualcosa. L'esempio di non sentite l'audio per il coso, adesso è soltanto per... Ok, la quota è questo. È vero che tu hai sempre limiti anche nel fantasy. La differenza tra il fantasy e lo storico è che i limiti dello storico sono i limiti del nostro mondo. I limiti del fantasy, che ha comunque limiti imposti, perché c'è una lore, c'è una scala gerarchica di potere, influenza e quant'altro, li ha decisi l'autore, quindi può essere diverso per quello. Possono essere più lasche o addirittura più restrittive questi regolamenti. Certo che ci sono dei limiti, perché servono per la coerenza interna. Il punto però è che qua fa un esempio: se vuoi disegnare una giraffa, la puoi disegnare anche col collo corto, ma la devi fare maculata. Oppure non potrai fare una giraffa senza farle il collo lungo. Oppure devi disegnare una tigre, poi togliergli i denti, ma gli devi lasciare comunque le strisce. Sni. Perché il punto non è che i limiti devono essere quelli della storia in un fantasy.
devono essere limiti ragionevoli all'interno di quel mondo, e la storia di quel mondo, il racconto di quel mondo, deve seguire le regole che l'autore si è stesso imposto. E basta. Quindi sui limiti sono d'accordo, ma sono limiti diversi. Sono limiti diversi che possono piacere o non piacere, ma il punto di base in realtà è che entrambi stiamo giocando perché ci piace giocare, stiamo giocando un Total War perché ci piace la formula del Total War, stiamo giocando un Total War che ci racconta una storia perché di quella specifica ambientazione vogliamo vivere la storia, vogliamo immedesimarci, vogliamo essere generali. Questo è... Quindi in realtà, quindi questo serviva per schiattare la guerra, la guerra tra le fazioni e quant'altro. In secondo luogo, buona parte dei giocatori di Warhammer degli storici hanno giocato sia l'uno che l'altro. Non c'è questa divisione netta, ah no, io Warhammer non lo tocco. E anche fosse, molto spesso, come lo stesso Pixelated Apollo dice... Chi non apprezza Warhammer non è che non apprezza i fantasy, non apprezza l'ambientazione di Warhammer, che è una cosa che è capitata molto spesso anche negli storici. Io capisco che l'ambientazione di Warhammer possa non piacere a tutti, è un'ambientazione particolare. È abbastanza profonda e una volta approfondita è interessante, però può non piacere. Ma come può non piacere alcune ambientazioni degli storici? Quindi il discorso sempre... Ancora per ribadire, non è storico fantasy, è ambientazione. Perché poi le stesse persone che mi dicono a me non piacciono i fantasy, come Pixelated Apollo dice sul canale, un terzo dei video, sto semplificando, li ho portati sono della Third Age del Signore degli Anelli. Ma allora il problema non è il fantasy, il problema è come il gioco ti fa giocare. Che a prescindere dal fantasy, lo vedremo dopo con il paragone con Farao, perché adesso lo inseriamo, e Troy. E quindi meccaniche di gioco, comunque gameplay o stile di gioco e l'ambientazione. Ma l'ambientazione può non piacerti anche se è storica. Un gioco come un esempio, Throne of Britannia. Throne of Britannia, le meccaniche sostanzialmente di Attila Giornata e l'ambientazione storica. Ma è un gioco brutto. È un gioco brutto probabilmente perché l'ambientazione è abbastanza povera, nonostante sia abbastanza simmetrico, visto che la zona della mappa è abbastanza piccola, ma non affascina il periodo. Quindi l'ambientazione, e non affascina poi il gioco di per sé, perché è anche comunque abbastanza limitato e tutto il resto. Quindi il problema non è lo storico. Poi sì, mi può essere risposto, ma quello è un gioco brutto. Sì, ma è un gioco brutto, è per tutta una serie di motivi. Three Kingdoms è un ottimo gioco dal punto di vista del gameplay, a cui molti della community occidentale non piace per l'ambientazione, perché non riescono più di tanto ad immedesimarsi in quella che è sostanzialmente una sorta di proto è quasi una... Fate conto che è il romanzo dei tre regni, più o meno come l'Iliade per noi, è molto mitizzato. Non ci sono gli dèi che scendono sul campo di battaglia, ma quello che fanno i personaggi sostanzialmente è lo stesso. Ma giustamente uno dice, io in quello non riesco ad immedesimarmi. Va bene. Ma la stessa cosa può capitare a qualcuno che dice, a me non piace Rome 2, ma mi è piaciuto Medieval 2. È dello stesso motivo per cui quando si chiede, ok, il prossimo gioco lo facciamo storico, cosa volete? La gente dice, io vorrei un Empire 2, io vorrei un Med 2, io vorrei un Rome 3. Perché non è questione di storico, è questione del gioco e dell'ambientazione che volete che vi piace. E questo può essere storico o fantasy. E torniamo con l'esempio del Signore degli Anelli. Detto questo,
torniamo a Pharaon, Troy e Warhammer. Pixelate d'Apollo e in realtà anche Terminator tirano fuori che sostanzialmente Pharaon è Warhammer. Allora, sinceramente non so quale sia la base per dirlo, perché non l'hanno spiegato in realtà. Perché in realtà, come viene detto tra l'altro nell'articolo che viene stesso citato, i punti di partenza in realtà sono completamente diversi. L'unica cosa che hanno in comune effettivamente è che il gameplay è più veloce. È un gameplay più veloce perché comunque c'è stata un'evoluzione della community, non solo per Warhammer, perché anche Attila già ha un gameplay più veloce di un ROM 2. È un gameplay più veloce perché si sposa meglio con quelli che sono i gusti del nuovo pubblico. E il nuovo pubblico... i soldi del nuovo pubblico sono belli come quelli del vecchio. Poi, se dopo te li dia, quello è un altro discorso. Però, tendenzialmente, non è quello che piace a me... o quello che piace al signor 1, al signor 2, al signor 3 sia meglio di quello che piace al signor 4, 5, 6. Ah, quindi hanno questa velocità di gameplay un po' più alta, ma in realtà di base hanno una battaglia che è molto più simmetrica anche proprio per l'ambientazione. E qui torniamo al discorso, sono molto simmetrici in realtà, ma proprio perché nella Bronze Age non è che ci può essere chissà quale asimmetria. La simmetria da dove viene? Viene da alcune zone che hanno la campagna diversa, perché alla fine sono divise in tre macro zone: Egitto, Babilonia e Grecia con la parte dell'Anatolia, ecco, quindi con Troia. Sono differenziati a livello di campagna, a livello di qualche spruzzo di proiezione di forza delle unità. Poi in realtà c'è la cavalleria, ma la cavalleria in realtà la possono reclutare tutte le fazioni in alcune zone, alcuni ce l'hanno e altri no. Quella è l'unica differenza. È un gioco molto simmetrico in battaglia, non lo è più o meno in campagna. Poi ovvio è un gioco limitato, ma non è Warhammer. Hai l'introduzione delle risorse, che è un ulteriore, e il commercio è modificato. È un ulteriore layer di complessità in campagna che Warhammer non ha. Warhammer non ha perché ogni gioco è complesso a modo suo, ed è anche questo il bello dei Total War, cambia leggermente l'asticella tra complessità più in battaglia, più in campagna, e anche quando è in campagna dipende dalle cose. In Warhammer, per esempio, abbiamo alcune fazioni che hanno una gestione completamente diversa. Se voi giocate con Tzeentch, è diverso da Khorne, è diverso dagli Alti Elfi, che è diverso dagli Skaven. Hanno tutte gestioni diverse, molto diversificate, cosa che in uno storico ovviamente è difficile da rendere. Non è che puoi fare che ci sono gli Unni che fanno gli avamposti nascosti come gli Skaven, ovvio. Però questo è per dire che, mentre Pharaon ha una complessità in campagna legata alle risorse, al commercio, a determinate meccaniche del gioco, Warhammer ne ha altre. Ma comunque la maggior complessità di Warhammer si concentra sulla parte di battaglia, dove tu hai tutta una serie di layer, come le unità mostruose, le unità singole, le magie, che aggiungono proprio complessità tecnica, sia di cose da sapere, sia da cose poi dover fare in game. Tra l'altro i Total War sono giochi che sono abbastanza complessi come nozione da sapere, ma a livello di micro ci sono giochi che sono molto più complessi. Age of Empires non lo so, ma uno StarCraft aveva degli APM, quindi un click per minuto, che è infinitamente più alto di quello di Warhammer. E Warhammer già è un gioco che richiede più APM rispetto agli storici. Quindi questo è per dire, la complessità di un gioco varia in base, cioè vediamo qual è il punto di forza e di debolezza di un gioco, perché è anche questo il bello delle... Poi ovvio che una formula ci può piacere di meno o di più, mi sto perdendo, scusate.
Quindi questo è per dire che secondo me è profondamente sbagliato dire che Troy e Pharaon sono Warhammer Base. Sono sicuramente più veloci, ma hanno probabilmente, con la gestione delle risorse e quant'altro, gettato le basi per quello che potrebbe essere poi il nuovo sistema per gli storici. Per quanto mi riguarda, il fatto che le unità siano differenziate anche sulle risorse che chiedono e non ci si limiti semplicemente ai soldi è interessante. Se io voglio fare cavalleria pesante, mi richiede, che ne so, oro, perché i cavalieri a me vincolati li devo pagare in oro, mi chiede acciaio sulla mappa. Se invece voglio fare le unità di leva, mi serve solo il legno, il cibo, che gli devo solo da andare a mangiare un forcone. Cioè, aggiunge una stratificazione che è interessante, che tra l'altro aggiunge anche un'ulteriore complessità, che è quella di evitare i doomstack. Perché se io voglio avere un esercito intero di cavalleria pesante, questo mi costerà tanto in termini di oro, che essendo una risorsa legata alle unità tier 3, 4, 5, quello che volete, è più ridotto sulla mappa. Mi spinge a voler conquistare un insediamento perché mi serve quella risorsa lì per tenere su le unità, oppure mi spinge ad avere diplomazia e commercio con una determinata fazione perché può garantirmi l'acciaio, il bronzo che mi servono per la mia unità. Quindi questo è un layer che è molto interessante in realtà, che hanno aggiunto agli storici e che mi è piaciuto tanto e che mi piacerebbe vedere anche nei futuri storici le risorse, ma è una mia cosa che mi piace. Quindi sul fatto che siano diversi, sì, sul fatto che siano basati su quello, no. E poi altra cosa, viene detto, il problema è che nessuno gli ha chiesto e quindi è uscito un gioco brutto. Può darsi, sicuramente quando la community chiede qualcosa c'è una fetta a cui la puoi vendere. Il punto è che non è detto sempre che quelli che chiedono qualcosa poi effettivamente te la comprino, perché nel momento in cui devi sborsare c'è comunque un ragionamento diverso, e soprattutto non è detto che quella sia la maggioranza. Molto spesso quelle che ci sono sui social e quant'altro sono minoranze rumorose. Questo un po' come in tutte le cose, tralasciando la cultura di internet e quant'altro. Ma Three Kingdoms, per quanto riguarda il pubblico occidentale, nessuno l'aveva chiesto, eppure è stato un successo, cioè ne ha venduto veramente un botto. Poi lì la gestione dei DLC è stata pessima, perché secondo me non sono particolarmente belli né invitanti i DLC che ci sono, ma il gioco base di per sé è valido, molto, e ha venduto, è uno dei Total War più venduti, è il primo o il secondo, credo, dopo Warhammer 3. E quindi quello non era chiesto, però è stato successo. Eh sì, va incontro al mercato orientale, ma quello è un mercato comunque. Wukong, certo, è fatto da una casa cinese per il pubblico cinese e quant'altro, però comunque è una player base enorme. Hanno ipotizzato che probabilmente anche un Bronze Age potesse un attimo riscaldare gli animi. Difficilmente, perché non hai quella player base, quella massa critica di danaro sotto. E infatti è stato un fallimento, sia perché Pharaon base non era particolarmente bello, sia perché la Bronze Age non credo che fosse più di tanto attesa dal pubblico mainstream di Creative Assembly, ovvero quello occidentale. E quindi abbiamo già parlato anche di storia, fantasy, queste cose qui. Possiamo andare avanti. C'è il video di Legend che dovrebbe essere una risposta pixelata da Apollo, ma poi divaga un po' parlando di Reddit, lo scontro di Reddit con YouTube, fa un'analisi di questo post Reddit e quant'altro per dire effettivamente qui c'è un problema di... non è molto a fuoco con quello che vuole essere l'argomento del discorso e quant'altro, ma vi invito comunque a recuperarlo, visto che è nell'ottica del discorso e viene ripreso anche da Pixelate e da Apollo nell'ultimo video. E arriviamo al Reddit post di Volund,
perché comunque di qui si parla di quello che ha fatto Creative Assembly. Sostanzialmente dice che quello che è stato fatto con Pharaoh non è abbastanza, è comunque un gioco orrendo, detto tra virgolettato, un gioco brutto, non è sufficiente e quant'altro, ma che la community sta applaudendo Creative Assembly per quello che ha fatto. Da un certo punto di vista non gli si può dire che abbia torto, che il gioco sia diventato il capolavoro dell'anno, Game Award, quello che volete, però è anche vero che il salto rispetto a quello che era prima c'è stato, ed è stato un salto gratuito, quando invece è pratica normale, che non vuol dire giusta, è pratica commerciale normale che quando fai aggiornamenti, aggiungi robe e quant'altro li paghi a parte. Paradox è più o meno la stessa situazione di Creative Assembly, che con Victoria 3, con il sistema militare che è abbastanza orripilante, ci faranno un DLC sopra, non è che lo reworkeranno a gratis, poi se lo reworkano a gratis, guardate, tanto di cappello. Però qui effettivamente Creative Assembly non era obbligata a farlo, moralmente è sicuramente giusto, ma il fatto che abbiano fatto comunque un discreto lavoro per sistemare il gioco gli va riconosciuto, specialmente per il fatto che non è che abbia aiutato a vendere, sono passati da 500 giocatori a 1500, non è che stiamo parlando di un successo commerciale, quindi potevamo lasciarlo semplicemente lì a morire e arrivederci e grazie. Invece comunque ci si è impegnato. Poi ci sono tutta una serie di critiche, come per esempio le battaglie navali o quant'altro. Lì secondo me pecca anche un po' di cosa si vuole. Battaglie navali in Pharaoh, così come Warhammer 3, per due motivi diversi, non si possono fare. In Pharaoh è l'età del bronzo. Che battaglie navali vuoi avere? Sono due zattere che al massimo si avvicinano e combattono tra di loro, o si tirano con la farombola. Quindi effettivamente a me da giocatore in questo caso, più che della credibilità della cosa, interessa il gameplay. Se io incontro un altro esercito in mare, preferisco che si vada sull'isolotto dove io me la gioco con il mio esercito e l'IA se la gioca con il suo, almeno posso giocarmela. Perché se fossi limitato alla risoluzione automatica, ok, è un grado di immersione magari leggermente superiore perché non vedi che si combatte su un isolotto che non è credibile, però è anche vero che mi vincola. Vuol dire che poi io dopo non mi avventuro mai in mare perché magari io ho un esercito che performa benissimo quando lo gioco io e fa cacarissimo nella risoluzione automatica. E la stessa cosa succede in Warhammer 3. Warhammer 3 non puoi fare battaglie navali perché i diritti delle battaglie navali, dei giochi di Warhammer, sia Warhammer Fantasy che 40K, sono diritti slegati da quelli che è il gioco da tavolo con le miniature che combattono. Quindi Total War Warhammer è portare Warhammer, gioco da tavolo, dentro Total War. Che vuol dire che tutta la parte di battaglie navali manca perché è un gioco a parte. Si chiama... vabbè, non mi ricordo adesso. Però quello è un IP differente, tolto il fatto che è di difficile realizzabilità, perché se voi avete le arche nere in game, l'arca nera è una città. E come la rappresentiamo? Una città che si muove sul mare e quant'altro. Quindi è ovvio che in quel caso il gameplay viene in soccorso, e per fortuna l'hanno aggiunto, che si combatte su st'isoletta. È brutto da vedere? Sì. Vorremmo tutte le battaglie navali? Sì. Sono realizzabili? No. E quindi questa, in virtù del gameplay, è la soluzione migliore. Credo che la stessa cosa possa succedere in 40K, anche perché i diritti delle battaglie navali sono già concessi a un altro gioco che è Battlefleet Armata, tra l'altro un bel giochino, e anche lì credo che non verranno inserite, oltre ai problemi già riportati come in Warhammer Fantasy normale. Quindi in realtà questa quota dice non hanno fatto le battaglie navali, quant'altro, ma non ha molto senso. Anche qua sulla letalità sono d'accordo che possa non essere eccezionale, probabilmente hanno voluto sperimentare alcune cose. La cavalleria anacronistica, sì. Sì, ma se di Pharaoh ci eravamo lamentati del piattume,
devo dire che a me Dynasties ha portato ad essere intrigato e quindi a volerlo provare, perché c'era la cavalleria in game e quindi un pelino più di stratificazione in battaglia. Vero, è anacronistico e quant'altro, serve a rendere il gioco un filo migliore? Sì. E allora, in base a quello che ognuno decide, possiamo farcela andare bene o meno. Per me sì, perché il gameplay è la prima cosa. Perché il gioco deve essere bello da giocare, se no mi guardo un film. Vabbè, quindi questa parte qui, tolto il fatto che tornando a Legend e poi anche all'ultimo video di Pixelated, non fate le guerre fantasy, cose quant'altro, perché è veramente inutile. E l'internet e la cultura di internet questo spesso lo fa, oltre al fatto che il gatekeeping è una roba che è orribile. Non è che prima i giochi erano meglio, adesso sono stupidi. Sono evoluti i giochi, come evolve la community, come sono è evoluto COD, uno dei giochi con la player base più alta e quant'altro. COD è passato dal multiplayer normale ad essere un battle royale. Ma la maggior parte della community voleva giocare a Battle Royale. È positivo? È negativo? Quello dipende se uno gli piace. Però è un processo fisiologico, che non vuol dire che sia sbagliato per forza il cambiamento. Molto, molto spesso è anche positivo. Specialmente quando, come... E poi qui dovrei cercare di tirare le somme. Specialmente quando... i Total War sono giochi abbastanza di nicchia e un gioco come Warhammer è innovativo su alcune feature e lo porta a spopolare. Perché il successo di Warhammer non ha ucciso gli storici, non è quello che ha ucciso. Il successo di Warhammer in realtà ha dato carburante per fare un sacco di giochi, poi che siano usciti brutti in altro discorso, addirittura gli ha permesso di supportare addirittura Jenas. Che mi direte, non è un Total War? Sì, ok, ma poteva essere un gioco bellissimo. Poi in realtà era brutto anche quello, da quello che abbiamo visto. Però effettivamente ha portato un sacco di soldi nelle case di Creative Assembly, che ha portato ad assumere, quindi nuove idee, nuovi sviluppatori. Poi ovvio, sono state usate male queste risorse qui. Però il fatto di che un gioco abbia successo potrebbe permettere che il gioco dopo sia un altro successo, che ci siano idee buone, che ci sia un nuovo sviluppatore, che si avanzi, quant'altro. E qua credo di aver chiuso il capitolo successo, nuova player base e tutto, perché quello che fa Pixelated Apollo è proprio questo. Ah, arriverà una nuova player base. Ah, queste meccaniche sono state un successo perché la nuova player base sono piaciute. Ah, sono morti gli storici. No. Cioè, e soprattutto la nuova player base, mi sembra che Warhammer 1 sia uscito da 8 anni. Cioè, non è proprio recentissimo, non è più una nuova player base. Sono comunque affezionati di Warhammer, Total War e Creative Assembly, questi giocatori qui. Tolto il fatto che alcuni che adesso giocano a Warhammer magari hanno giocato gli storici prima o mixano ancora. Io ogni tanto mixo per le campagne, mi piace cambiare. Quindi nessuno dice che non ci devono essere più storici e quant'altro. Non ha assolutamente senso dirlo, anche perché tendenzialmente possono costare di meno gli storici ed essere comunque dei successi. È anche vero che quando fai uno storico hai una limitazione diversa da quella di un fantasy. Limitazione. Poi che il fantasy possa evolvere e lo storico possa evolvere, quello è connaturato all'essere umano normale, il cambiamento. Addirittura i giochi più giocati adesso sono i MOBA, che non sono nient'altro che l'evoluzione degli RTS, per dire. RTS, tra l'altro, che stanno soffrendo un po' nell'ultimo periodo, MOBA invece che... Vabbè, vediamo tutti i mondiali di League of Legends cosa sono. Quindi
un'iniezione di nuova player base in realtà non fa mai male. Sono idee, sono contenuti, sono soldi per l'azienda e quant'altro. E poi arriviamo al punto dove fa la quota da qualche parte. Comunque dice: History always be better than fantasy. Su quale base? Cioè, ti posso dire che mi racconti un Medieval 3? Sì, ok, mi può piacere di più di 40.000. Però se mi parli di Prima Guerra Mondiale, magari mi piace meno che Un Signore degli Anelli? Cioè, non è che per il fatto che si parla della storia umana, la nostra storia, allora quella è più valida o meno di un'altra storia, di un fantasy o di uno scientifico, o di un fantascientifico. È la qualità intrinseca della storia che racconti che importa, almeno per me. Poi ovvio che per qualcuno a parità di bellezza il fatto che una cosa sia storica lo affascina un po' di più. Cioè comunque la curiosità di capire quant'altro. Ma allora se ragioniamo su questo modello qui, banalmente l'Iliade fa parte della cultura occidentale, quindi banalmente è anche correlata alla storia quant'altro. È un discorso secondo me qui molto soggettivo e ritorniamo al fatto che il problema non è fantasy o storici, il problema è buoni o cattivi giochi, il problema è buoni o setting che ci piacciono o non ci piacciono. Perché se io propongo uno storico su, cosa ne so, l'unificazione dell'India, c'è sicuramente una player base enorme, similitudine con The Kingdoms. Non è proprio uguale a quella cinese, però magari ancora meno invitante. Shogun è stato giocatissimo in Occidente, nonostante facesse riferimento a determinate tematiche lontane dalla nostra cultura. Quindi è questione di centrare il setting, poi centrare il gameplay, centrare il supporto, il gioco e tutto il resto. Quindi non mi trovo d'accordo su History Always be Better. Ci sono fantasy che fanno schifo, ci sono fantasy che sono bellissimi, ci sono periodi storici che a me non piacciono per niente, ci sono periodi storici che a me piacciono da morire. Molto semplice. E ritorniamo comunque al discorso che le meccaniche sono quelle che contano. Delle limitazioni abbiamo parlato, del buon lavoro di CA abbiamo parlato. E quindi facciamo un breve recap, vediamo. Terminator è più o meno l'idea è sempre la stessa, ma è Warhammer che ha portato al declino dei Total War. Anche qui l'unico dato oggettivo che abbiamo è quello delle vendite. Non mi sembra che Warhammer abbia portato al declino di Total War, forse proprio il contrario. È stato uno step evolutivo, vero. Poi cosa Terminator in realtà parlava molto di Troy, l'abbiamo già analizzato e quant'altro. C'è l'ultimo video di Pixelated, anche quello vi invito a rivederlo, dove diciamo che aggiusta un po' il tiro, anche perché il suo primo video non era stato chiarissimo dove voleva andare. Risponde a Legend su un errore di fallacia che non è quello che ci interessa qui. Quindi la risposta è: i Total War sono falliti o stanno fallendo? Boh. Cioè, per fallire vuol dire che portano al fallimento della casa o semplicemente che non sono piaciuti alla community, quindi non hanno raggiunto le aspettative di vendita e quant'altro.
perché dobbiamo parlare di singoli giochi, non di brand, perché il brand mi sembra che sia solido, tant'è che in sviluppo c'è ancora da terminare il supporto di Warhammer 3, in sviluppo il 40k lo si è letto un po' da tutte le parti, e più un altro storico sembra che sia in cosa, quindi non è in e neanche sta per fallire, perché comunque Warhammer 3 è un gioco ancora solido, 40k per quanto mi immagino sarà un gioco solidissimo, e il prossimo storico invece bisogna vedere dall'ambientazione, ma anche se ci fosse stato un altro fantasy bisognerebbe vedere dall'ambientazione, perché è questione di ambientazione, di come viene raccontata la storia. Prendiamo Star Wars, visto che si parlava di Star Wars. Star Wars abbiamo la prima e la seconda trilogia che sono amatissime, gli ultimi prodotti sono brutti, molto. Sempre Star Wars è, sempre quel setting lì è, ma sono storie raccontate male. Quindi, come vedete, i layer sono molteplici. Smettiamola di fare muro contro muro, al fantasy è meglio dello storico, lo storico è meglio del fantasy. Perché? Prima di tutto il fantasy che abbiamo adesso è solo Warhammer. Non abbiamo nessun'altra tipologia di fantasy. Sarei curioso di vedere un titolo fantasy al di fuori del mondo Warhammer. Sì, c'è Troy, che però è un po' una via di mezzo. Però l'uno è direttamente correlato all'altro. L'uno deriva da quello e l'altro si è evoluto in quell'altro. Non sono svincolati. E soprattutto faccio un invito e quant'altro, perché ho parlato di confirmation bias. Cerchiamo sempre di essere un pelino più oggettivi, quant'altro. Il fatto che parecchia gente sui social dica ah, volevo Medieval 3 o Empire 2, non vuol dire che tutti gli acquirenti lo volessero. Potrebbe essere un fallimento colossale comunque, anche se la community lo chiede, perché è sviluppato male, perché è una grafica orrenda, perché l'IA è rimasta scema, a prescindere da che il setting sia valido o meno proposto dalla community. Mi sono perso perché volevo dire qualcos'altro, ma non ha senso, e neanche ha senso dire i Total War sono falliti, perché semplicemente non è stata, cioè, il fatto di vedere la community divisa in due già di per sé è un errore di base alla partenza, che ti porta a vedere alla community fantasy avete continuato a dargli Warhammer che gli piaceva, a noi storicisti ci avete dato la mondezza. Ma a parte il fatto che uno storico grosso come Warhammer ho i miei dubbi che possa venire sviluppato, oltre alla difficoltà di dividerlo in tre giochi, poi quello qualcuno può piacere come non piacere, però sono prodotti diversi, ma il pubblico non è così diverso, perché molto, molto spesso si è giocati sia l'uno che l'altro. Vabbè, mi sto ripetendo e mi sono dimenticato cosa dovevo dire. Nel caso ci sentiamo nei commenti, voglio sapere cosa ne pensate, se secondo voi Total War è fallito o meno, o si sta per fallire. Vi invito a recuperarvi sia l'articolo sia i video dei vari content creator, vedo di lasciarlo giù in descrizione tutti e quattro i video, e ovviamente vorrei sapere la vostra proposta. Il video è fatto abbastanza di getto perché sentivo il bisogno di parlarne, perché comunque è un argomento su cui mi avete visto, cioè, di cui mi avete visto parlare spesso anche nelle altre live. Non, a parte il fatto che è un concetto di community che a me non piace, questo gatekeeping, questo quello è meglio, quello è peggio, quant'altro, io credo che
tutti i Total, ogni Total War abbia un suo punto di forza, dei suoi punti di debolezza. Se uno solo coda, sono contento per lui. Ci sono dati oggettivi come le vendite che dicono se un gioco è stato un successo o meno. Rispondere alla domanda finale, non è una domanda in realtà, con le pixelated, per me no, per me non è fallito, non sta per fallire, può fallire. La mia risposta è: può fallire, sì. E finisco. Ok, ho capito cosa volevo dire, perfetto. L'analisi finale, secondo me, è che gli strategici hanno decisamente bisogno di una spinta, di un passo, di due passi avanti e non uno, e soprattutto non passi indietro. Che non vuol dire che bisogna mettere più risorse o toglierle e tornare al vecchio stile. Il punto, secondo me, è proprio nella capacità di sfida del gioco. Si vuole un'evoluzione dell'IA. Dell'IA che non vuol dire semplicemente che l'IA deve fare come i computer che giocano a scacchi, anche perché quello è un sistema chiuso dove li ha tutte le partite giocate dall'anno zero ad adesso, e arriva a prevedere, essendo limitato lo spazio di scontro, da un certo punto in poi prevede tutte le tue mosse, sa cosa farai e sa come controribattere e vincere. Total War non è così limitato come un gioco di scacchi, il che ovviamente è più complesso per l'IA gestirlo. Ma vuol dire anche che non è che un computer scusate, superiore batterebbe sempre l'operatore umano. Però decisamente serve che sia in campagna, sia soprattutto sulla mappa di battaglia, l'IA migliori decisamente. Senza fare blob, senza essere estremamente stupida e cisabile. Poi ovvio ci sono le varie difficoltà per questo, però non si può rimanere limitati, secondo me, a una mera difficoltà artificiale data da un modificatore. E la stessa situazione in cui è Creative Assembly, in realtà, lo è anche Paradox da un certo punto di vista. Paradox, come Creative Assembly, è campata per tanti anni su dei giochi che gli hanno reso molto bene, che erano iconici. Creative Assembly in parte su ROM 2, visto che ancora oggi è probabilmente il più giocato tra gli storici puri, se la contende con Three Kingdoms e Warhammer. Paradox si è basata su OI 4, che è decisamente quello credo più giocato che abbia reso di più, e OI 4. E nel momento in cui ha dovuto incominciare a rinnovare il parco titoli, non è stato così un successo. Un po' perché non è stato possibile aggiungere determinate cose, un po' per scelte di design brutte che non sono piaciute alla community, come Victoria 3, ma Imperator, Victoria 3. E adesso si avvicina EU5. Cities Skyline, ma non credo che lo sviluppatore sia Cities Skyline, cioè Paradox sia solo il publisher. Beh, comunque di insuccessi inanellati ce ne sono stati. Hanno campato di rendita prima e adesso, dopo cercato di rinvigorire il parco titoli, adesso è arrivato EU5, che effettivamente deve uscire bene, speriamo, perché quello potrebbe essere un'ulteriore mazzata. La stessa cosa per Creative Assembly. Gli storici hanno tenuto botta più o meno fino adesso, tra l'altro con il supporto delle mod ROM 2 ha tenuto molto botta, molto bene, ma non credo che si possa andare avanti. Quindi a questo punto anche Warhammer comincia a non tenere più botta, perché comunque sono quasi 10 anni. Infatti il terzo titolo probabilmente è molto meno amato e giocato rispetto al secondo, perché nel secondo c'è stato proprio il picco degli storici, tra virgolette, è passato anche quello. Quindi fase discendente, bisogna risalire. Per fortuna con Warhammer 3 un pelino di risalita l'abbiamo avuta, vediamo se risaliranno con 40k e magari il prossimo storico. Quindi possono fallire? Sì, quello può capitare a chiunque di fallire.
stanno per fallire o sono falliti? Non credo proprio, ma perché il mio punto di vista di partenza è completamente diverso da quello di Pixelated Apollo. E i dati oggettivi comunque sembrano contraddirlo. Detto questo, il mio monologo è arrivato al termine. L'ho già detto questa cosa qui. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Se volete una live a riguardo dove ne possiamo parlare. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.